Nazzo amici di Ornitologia in Live e benvenuti sul mio canale, o direi anche sul nostro. Se non l'avete fatto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, perché per voi è gratis, per me è una grandissima soddisfazione. E niente, allora eccoci qui oggi, video del venerdì. Vi farò vedere delle clip sulla sferatura delle uova, come si fa, però precisiamo, non fate quello che ho fatto io nel video, però perché io ho usato il cellulare, perché mi si è scaricata la batteria del pennino a LED, quindi voi cercate di evitarlo, perché sicuramente non siete allevatori esperti come me, ventennali. E prendere delle uova nel nido e magari vi si rompono in mano, quindi vi consiglio di comprare o il pennino sfera per fare la sferatura delle uova con il LED di fronte, oppure se avete un po' di fretta perché avete già le uovette a casa nel nido, magari passate da un cinese che vende gli accendini con il LED sotto. Basta un piccolissimo LED, si riesce a fare la sferatura delle uova. E io ho utilizzato oggi il cellulare, evitate di farlo voi, perché ripeto, le uova sono sottilissime, a mani non esperte potrebbero rompersi in mano o come le poggiate. Quindi cercate di non fare quello che ho fatto io oggi nel video, ma attrezzatevi. E niente, vi lascio al video e poi vi spiego quello che avete visto nel video. Thank you.
Rieccoci qua. Allora, come avete visto nel video, ho fatto la sferatura delle uova e ci sono due tipi di nidi, uno con le uova piene e l'altro no. Che differenza c'è tra uno e l'altro? Uno erano uova appena deposte, infatti erano due uova, e infatti non si vede nulla. Vi ho fatto vedere la differenza tra un uovo pieno e un uovo che ancora non è pieno, cioè non è che non è pieno, sarà gallato sicuramente, ma ancora non si vede. Quindi però le uova vuote dopo 8 giorni ancora appariranno quel colore lì, e quelle rosse, come vedete, in una si vede proprio il cuoricino battere, e quelle sono piene, e quelle sono già 6 giorni di cova, almeno quella che si vede il cuoricino. Quella più scura è già ad 8 giorni di cova, erano 3 uova. E niente, cosa volevo dirvi? Quelle sono le differenze tra uova vuote e uova piene. E cosa serve ciò? Ciò serve a evitare di far covare la canarina per oltre i giorni che dovrebbe. E i canarini fanno il nido, fanno le uova, covano 13 giorni le uova. Al 13° giorno si schiude l'uovo e nasce il piccolo. Ora, da quale giorno bisogna contare? Si conta dal terzo uovo in poi. Si conta dal terzo uovo in poi perché la canarina gli viene la febbre da cova dal terzo uovo in poi. Quindi, anche se la vedete sul nido, giorni prima, dal primo uovo in poi la vedete già sul nido o dal secondo, non contate quel giorno come nel conteggio, sennò vi ritrovate che dice gli uccellini non nascono, gli uccellini non nascono. Quindi contate dal terzo uovo deposto in poi, cominciate a contare 13 giorni. Ecco, ho letto sui social dei commenti, c'era una signora che la canarina gli stava covando da 20 giorni, gli fate solo del male, va tolto tutto, perché magari lei continua a covare prima che non gli passa la febbre. Quindi onde evitare questo, gli togliete il nido e lei riparte. Che volevo dire? Serve pure, ecco cosa serve fare la sferatura al sesto giorno. Gli allevatori più esperti al terzo giorno di cova già si accorgono se le uova sono piene o sono vuote. Quelli meno esperti, io direi di aspettare 6 giorni, così vedete se sono piene o non sono piene. Quelle vuote, che vedete che sono vuote sicuro, magari verso l'ottavo giorno le controllate, vedete quali sono le piene e quali no, le vuote le togliete. Perché vanno tolte? Perché se quell'uovo si va a rompere nel nido, fa un disastro, diventano tutte le altre uova appiccicose, la canarina non riesce a girarle, succede un macello e magari va a invalidare anche le altre, perché non si covano bene e non nasceranno i piccini. Quindi ecco perché si fa la sferatura delle uova, per stare più tranquilli. E altri accorgimenti sulla sferatura delle uova, io ripeto, fatela dal sesto giorno in poi, così controllate. E se vedete che poi sono vuote tutte, togliete il nido, togliete tutto, e gli fate fare un bel bagnetto alla canarina, così si rinfresca un pochettino, si riprende. 3 giorni dopo gli rimontate il nido, fatela riprendere un pochettino, perché gli ha fatto le uova, ha fatto il nido, ha fatto sì quei pochi giorni di cova, però è meglio che si va a riprendere, perché comunque è uno stress per loro. E ora vi volevo raccontare una storia di perché ho cominciato ad allevare io, proprio per questo particolare qui. Un vicino che allevava uccellini lo conobbi nel periodo delle uova, mi fece vedere come faceva la sferatura delle uova con la candela, all'epoca si faceva con la candela, e io piccino che ero
soffriti, il cuoricino batte all'interno di quell'uomo. E che dire, sono rimasto affascinato da questo mondo da quando vidi quel cuoricino battere, e ancora tutt'oggi ogni volta che vedo i cuoricini battere nelle uova è sempre un'emozione. Ecco perché consiglio anche a chi non è pratico queste cose di approcciarsi a questo mondo, magari farlo conoscere anche ai genitori, ai figli, per far capire il bello della natura e il bello della vita, cosa vuol dire nascere, crescere. Si può far capire anche il senso della morte, perché anche nel nostro allevamento un uccellino a casa muore, si fa capire tante cose. E credo che il nostro mondo lo insegni parecchio questo. Niente, questo qui era un piccolissimo pensiero che ho fatto io. Non vi trattengo oltre, ci si vede lunedì con il vlog. E niente, quindi lunedì con il vlog, venerdì prossimo ci vedremo con un altro video. Non vi porto anticipazioni perché non so mai cosa faccio, o se lo so mi piace tenermi segreto. E ci si vede lunedì, mi raccomando, come sempre nei commenti scatenatevi, ditemi qualcosa riguardo dal video, o se volete che vi porti qualcosa sul canale, a me le idee fanno piacere, dialogare nei commenti fa piacere, quindi creiamo questa community di interscambio di pensieri anche nei commenti del video. E va bene, ci vediamo lunedì, ciao belli.